Un tema da molti poco conosciuto, quello del numero unico di emergenza, ma che riguarda la sicurezza e la salute di tutti i cittadini. Sono frequenti purtroppo le segnalazioni di ritardi e di servizi e la gravità e il potenziale pericolo impone l'immediata attenzione di tutti. Questo pomeriggio la SULP ha invitato l'onorevole Tiramani per esporre i problemi e le criticità che il numero unico di emergenza ha. Quali sono le problematiche da parte della Polizia di Stato? Allora, intanto noi diciamo subito una cosa. Prima di tutto, quando si istituisce un numero come il 112 NUE, bisogna essere sicuri che sia in grado di garantire in modo semplice, diretto, la sicurezza dei cittadini. Il denominatore comune di qualunque scelta è, prima di tutto, la sicurezza dei cittadini. Questo cosa vuol dire? Che noi diciamo che il 112 oggi non è in grado di rispondere a queste esigenze di sicurezza, di soccorso, perché? Perché nell'organizzazione del NUE ci sono troppi passaggi, perdite di tempo, ritardi logistici. Purtroppo questo deriva da una disfunzione del servizio 112 che non è imputabile umanamente agli operatori laici, ma per come è strutturato. È chiaro che un passaggio in più significa più tempo. È chiaro che nel momento in cui si sbagliasse a mandare un ente piuttosto che un altro nel soccorso, è ovvio che bisogna ulteriormente perdere tempo per mandare il soccorso giusto. Ma nel momento in cui c'è bisogno di integrazione, c'è bisogno di fare in fretta, noi diciamo allora a questo punto sale operativi comuni, sale operative interforze risponderebbero in modo immediato, chiaro e semplice all'esigenza del cittadino. Il fatto stesso che è necessario per intervenire un lungo interrogatorio e poi successivamente la chiamata deve essere passata a un successivo operatore, questo comporta una perdita di tempo. È inutile, per quanto ci si possa cercare di magnificare in qualche cosa, cercare anche di dire che funziona, strutturalmente è un ritardo. La matematica quantistica purtroppo è molto chiara in tal senso, è un passaggio in più. Detto questo, se poi ci fosse un errore umano, si perde ulteriormente tempo. Non solo per quanto riguarda un errore in base alla territorialità e alla competenza, ma anche alla competenza dell'intervento. Quindi ripetiamo, sale operative interforze con un cenno, con uno sguardo, con un contatto diretto, fisico, tra operatori, cosa che succede già per i grandi eventi, tipo il G7 di Torino, dove la sala operativa interforze era stata istituita presso la questura. In quel caso, qualunque cosa succeda, si interviene sicuramente in tempo più ridotto. Il NUE 112 è un modello da rivedere? Sì, assolutamente. Ci sono tre criticità principali in questo modello. Il primo è l'allungamento dei tempi di soccorso, un allungamento incontestabile. Il secondo è la perdita del contatto, che grazie a questo doppio passaggio avviene, la perdita del contatto dell'utenza con i professionisti o con gli specialisti del settore. Terzo problema, che è noto per lo più agli addetti ai lavori, è una difficoltà ulteriore di comunicabilità fra gli enti, cioè fra centrali operative ci parliamo essenzialmente per telefono. Queste sono globalmente le tre criticità principali su cui occorrerebbe intervenire. Una centrale operativa interforze con all'interno presidiata da tutti gli enti preposti istituzionalmente al soccorso, quindi l'emergenza sanitaria, il soccorso tecnico e le forze dell'ordine nelle varie declinazioni. Quali sono le maggiori criticità che hai scontato? Beh, un allungamento dei tempi indiscutibilmente, vi sono moltissime localizzazioni errate perché la tecnologia del NUE è insufficiente, come peraltro è insufficiente quella delle centrali operative, molte di queste non hanno neppure una connessione internet. Un problema, come dicevo, di allungamento dei tempi e di incomunicabilità, cioè diventa molto difficile comunicare con gli altri enti, specialmente in situazioni che richiedono maggior rapidità e maggior sinergia. Il numero unico di emergenza ha ancora molte criticità, è un modello da rivedere. Cosa avete praticamente esposto quest'oggi all'onorevole Tiramani? E noi oggi abbiamo esposto all'onorevole Tiramani le problematiche che abbiamo registrato dalla nascita di questa sala unica 112.
Noi abbiamo registrato in questo periodo, da quando c'è in atto questa, la sala unica, un ritardo in quello che è l'allertamento nostro verso quello che è il soccorso tecnico urgente. Un ritardo per noi vuol dire molte volte riuscire a salvare una vita, riuscire a portare a casa un intervento con il minimo della distruzione nel caso di incendi, e quindi abbiamo chiesto il più possibile un intervento a livello centrale, della politica centrale, affinché vengano rivisti il sistema in modo da poter riorganizzare la sala operativa. La nostra proposta è come quella degli altri colleghi, proprio perché è già sperimentata in altre occasioni, è quella di una sala unica interforze, dove si mettono tutte le anime che concorrono al soccorso tecnico urgente, che concorrono alla sicurezza in generale delle persone, dei cittadini, affinché si abbia subito una risposta dell'ente giusto per intervento giusto. Onorevole, quest'oggi è venuto ad ascoltare le criticità direttamente dagli operatori sanitari e dell'emergenza. Un problema è quello del numero unico di emergenza 112, che ha delle criticità. È un modello da rivedere? Assolutamente un modello da rivedere. Io, anche come sindaco della mia città in una piccola provincia, vedo questa problematica tutti i giorni con i miei cittadini che si lamentano per i disservizi, per i tempi di attesa troppo lunghi. Oggi ho colto dei suggerimenti su come migliorare il servizio, dei suggerimenti che in parte avevo già raccolto sul territorio. Vedremo di trovare una soluzione, per quanto è competenza dello Stato, perché qui interessa sia lo Stato che la Regione la problematica. Il Ministro della Sanità Giulia Grillo è molto attento a questo problema. Sono presente anche in Commissione Sanità, credo che la questione sia appunto quella di fare un numero unico, sì, ma con delle persone pluriqualificate, quindi un gruppo interforze che vada a rispondere e dare indicazioni immediate. Per fare questo proveremo la strada di un emendamento nella finanziaria, adesso leggerò bene il testo andando a colpire quello che è un vuoto normativo della legge Madia.